Allora, prelevata al suo blocchetto, immergiamo per qualche secondo la cartina di tornasole all'interno della sospensione. Dopodiché, confrontiamo il valore cromatico ottenuto con lo specchietto comparativo di cui il dispositivo è dotato. pH tra l'8 e il 9. Terreno da moderatamente a fortemente alcalino. E ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video. Io sono Luigi e oggi siamo ancora qui su al mio terreno perché intendo mostrarvi in che maniera misurare a livello domestico il pH di un terreno ricorrendo solo ed esclusivamente a degli oggetti di facilissimo reperimento. Ma prima di entrare nel vivo anche di questo video, mi raccomando, non dimenticare di iscriverti a questo canale e già che ci sei di venirmi a seguire anche su Facebook, qui in basso il link per accedere alla pagina dedicata. Bene, ma partiamo subito col mettere in evidenza una serie di concetti fondamentali. E cominciamo col dire che il terreno è formato da due parti: la fase liquida, costituita dall'acqua e dalle sostanze nutritive che sono in essa disciolte, la fase solida, composta da sostanze minerali, sostanza organica e organismi viventi. Ora, fase liquida e solida si caratterizzano per la continuità di uno scambio, lo scambio di ioni idronio, il quale permette al terreno di trattenere e quindi mettere a disposizione delle piante, nonché dei microrganismi che lo popolano, gli elementi imprescindibili al loro sostentamento. Pensate dunque a quanto sia importante da un punto di vista agronomico il parametro che va a quantizzare l'entità di questo fenomeno, ovvero sia il pH del suolo, visto che è proprio questo che ci fa edotti sulla solubilità dei maggiori nutrienti all'interno della parte liquida. Infatti, è senz'altro vero che alcuni elementi, come ad esempio il ferro, siano più solubili in soluzioni con pH acido, ovvero sia in ambienti in cui la quantità di ioni idronio positivi è maggiore, mentre altri, è il caso del calcio o del magnesio, lo siano in soluzioni con pH basico, e ciò in presenza di un maggior numero di ioni idronio negativi. Elementi come i notissimi azoto, fosforo e potassio si disciolgono invece meglio in soluzioni a pH neutro, dove ioni idronio positivi e ioni idronio negativi si equivalgono. Ciò sottintende che nel momento in cui il livello di pH non sia compatibile con la solubilità di un dato elemento, allora quest'ultimo verrà, per così dire, confinato nella parte solida del terreno, impossibilitato a sciogliersi in quella liquida con la triste conseguenza di non poter essere di fatto assimilato dalle piante cui esso era destinato. Da qui, riferendosi ovviamente al pH ideale per la loro coltivazione, la necessità da parte degli addetti ai lavori di categorizzare le piante in acidofile, basofile e neutrofile. Questo tipo di schema ci dà infatti la possibilità di conoscere in anticipo quali siano gli elementi imprescindibili al corretto sviluppo di ciascuna categoria e se sulla scorta delle analisi del suolo sia sensato o meno procedere con il loro impianto in un dato scenario. Ma come si fa a conoscere il potenziale idrogeno di un terreno evitando di ricorrere alle costose prestazioni di un laboratorio di analisi specializzato? Ebbene, il metodo più semplice è quello di ricorrere all'uso delle cartine di tornasole, le quali cambiano colore a seconda del pH dell'ambiente in cui vengono immerse. Con pH neutro la cartina si tinge di verde, di rosso invece in ambiente acido. Nel qual caso invece la cartina si colorasse di blu, beh, allora significherebbe che ci troviamo senz'altro in ambiente basico. Ovviamente la cartina non ci potrà restituire la misurazione precisa del valore pH della nostra soluzione, ma di sicuro essa ci potrà dare una proiezione affidabile dell'alcalinità o acidità del terreno osaggiato. Ma basta parlare e vediamo pure in che maniera agire. In un'area non concimata del nostro appezzamento, scaviamo con una vanga una buca di circa 30 cm di profondità e dal suo fondo raccogliamo pure un campione di suolo. In seconda battuta, affiniamo la terra con un setaccio e, ottenuta la quantità che ci occorre, rechiamola pure all'interno di un contenitore in vetro. Poiché il pH del terreno è rilevato in una sospensione di terra e acqua, aggiungiamo dunque dell'acqua distillata, secondo un rapporto di 1 a 2,5, il che significa che a 100 g di terreno uniremo esattamente 250 ml di prodotto. Ecco fatto, ora non ci resta che mescolare il tutto per una decina di minuti, trascorsi i quali riporremo il nostro campione a riposare per almeno un'ora.
Perfetto, come noterete dalle immagini che vi sto mostrando, il pelo della nostra soluzione si è perfettamente chiarificato. Qui in basso il terreno che a mano sta raggiungendo il fondo del recipiente, sfruttando proprio questa porzione più chiara, andiamoci pure ad effettuare la nostra analisi. E allora, prelevata al suo blocchetto, immergiamo per qualche secondo la cartina di tornasole all'interno della sospensione. Dopodiché confrontiamo il valore cromatico ottenuto con lo specchietto comparativo di cui il dispositivo è dotato. pH tra l'8 e il 9. Terreno da moderatamente a fortemente alcalino. Infatti, se ci andiamo a consultare la tabella che ho appositamente preparato per voi, al valore suddetto corrisponde proprio questa condizione di suolo. È bene chiarirlo, la risultante pH di un suolo è tutt'altro che un fatto casuale, già che essa è determinata da come nel corso dei secoli e quindi dei millenni quell'ambiente si è trasformato sia da un punto di vista geologico che climatico. Da ciò, per quanto il potenziale idrogeno, ovvero pH di un suolo, sia un parametro sul quale, come abbiamo già visto in passato, e come avremo modo di vedere anche in futuro, è possibile intervenire, il mio personale consiglio è quello in ogni caso di affidarsi al buon senso e optare in fase di impianto per le colture più congeniali al nostro tipo di suolo, accantonando l'idea di lanciarsi nella coltivazione di quelle che invece lo sono di meno. In questo modo, oltre a ridurre le ore destinate ai periodici interventi di correzione del substrato di coltivazione, avremo abbattuto anche i costi che da queste attività derivano. E allora, amici, con quest'ultimo suggerimento può dirsi concluso anche questo mio intervento di oggi. Spero come al solito che questo video sia stato di vostro gradimento, ma soprattutto che possa tornarvi utile, e a me non resta altro da fare che salutarvi tutti con un caro abbraccio e darvi appuntamento sempre qui per una prossima puntata. Ciao!